dove volete stare? In Sardegna, in Puglia, in campagna, sulle coste, no? Ecco, il mare in bocca. Oggi facciamo una pasta col pesce e verdure da manicomio, impazzirete. Facciamo una treccia di Gragnano con moscardini, bieta e patate. Che vuoi che fa? Una bontà vera. Iniziamo subito gli ingredienti. Le patate, di quelle che ci facciamo noi, zozze, piene di terra, quelle però che sono buone, no? Quella roba lavata, già asettica, belle zozze. Poi peperoncino fresco, cipolla, aglio, pecorino, moscardini, eccoli qua, guardate che sono belli. Un pomodoro velato, bieta, olio extravergine, quello no buono di più, e le trecce dei liquori, la bontà. Ah, una cosa importante, mi manca, sapete che cosa? La mentuccia, andiamo a prendere la mentuccia. Tu sei mai visto una palestra dove ci sta la mentuccia, gli odori, l'alloro, vedete qua? Guardate che mentuccia, guardate che meraviglia, bellissima. Allora prendo un po' i fiori, un po' senza, spettacolare. Io vi vorrei far sentire questo profumo, quella proprio che mi ricorda la macchia. Ecco qua, iniziamo subito. Quindi, aglio, comprate una bella treccia, così. Così, una bella treccia così. Aglio buono, aglio buono che significa italiano, ragazzi. Tanto tutto quello che famo in Italia famo fatto bene, soprattutto se lo fanno dei produttori che ci mettono lo star cuore qua. Il cuore. L'ho pagata 10 euro questa treccia. Ho risparmiato un sacco di soldi, perché se la comprate a teste, la pagate, ve la mettono 50 centesimi a testa minimo. Quindi, invece l'ho comprata tutta intera, me la tengo attaccata al muro, mettetela a un posto asciutto e la lasciate là. Così avete sempre l'aglio buono a portata di mano. Quindi, aglio, olio di quello no buono, di più. Fratelli Ligari, Sicilia, abbondante, non fate i migragnosi, eh. Patate. Zozze, belle di terra, andiamo a lavare. Questa è una patata a pasta gialla. È perfetta per fare questo piatto perché rimane bella, compatta, soda e allo stesso tempo è molto gustosa. Io queste qua gli levo la buccia, quindi le pulisco un po'. Con l'acqua tiepida vengono meglio perché si ammorbidisce il fango, la terra, no? Sbucciamo, cerchiamo di sprecare il meno possibile. Colpire la patata mi rimane difficile. Pulire queste patate così piccole, quindi io lo faccio col coltello, cerco di sprecare il meno possibile. Le bucce poi faremo anche una ricetta, si possono far fritte, sono buonissime e le aromatizzeremo, ci possiamo divertire. Mo' ce le faremo un giorno insieme, le buccette. Patate pelate, le tagliamo così, a dadini, così. Un po' si disferanno, faranno qua la cremetta, che vuoi che fa, una bontà. E poi mettendo la patata e le verdurine e la bieta possiamo mettere meno pesce, no? Quindi ci sarà il gusto del pesce, dei moscardini, però allo stesso tempo sarà più voluminosa grazie a queste verdure che mettiamo. Moscardini. Allora, guarda, l'ho tenuti 2-3 per farvi vedere quanto sono belli. Guardate i colori, quanto sono vivi, belli. Stupendo, grazie Maria, guarda che pesce che mi ha dato, stupendo, meraviglioso, guardate. Come lo puliamo? Allora, c'è sempre il capatore con Ero risolvi tutto, con Ero risolvi tutto le mancia, però noi vi faccio vedere come si puliscono. Allora, normalmente i polpi si fanno così, si gira la testa, si leva l'interno, ok, così in questa maniera, io faccio tutto con le manacce mie, eccolo qui, poi gli occhietti, fate così, levate l'occhietto, eccolo qua, e levate l'occhietto. Attenzione che se li schiacciate, se li tagliate, vi sporcate tutto perché è tipo inchiostro, poi il dentino qua sotto. Allora, qua ancora attacca sto moscardino, le ventosette, e quindi vuol dire che è fresco, e però vedete proprio dal colore, quando c'hanno ancora il colore marroncini, sono freschi. Moscardini puliti, li lascio interi, non li taglio perché questi qua diventano un pochino più piccoli, diminuiscono un po' di peso, all'incirca il 40% perdono. Accendiamo il fuoco. Acceso fuoco. Poi, per caso, sentite che mi è successo, stavo a casa di mia madre e mi è venuta, non avevo il prezzemolo e ho usato la mentuccia perché a casa nostra la mentuccia manca mai. E ho fatto sti polpi, comprai sti polpi a Nettuno e feci sti polpi affogati con vino e mentuccia. Beh ragazzi, fantastico. Quindi mi volete dire, ma perché non ci famo una bella pasta? E questo è da un errore, da una mancanza, che ti manca una verdura aromatica, ne cambi con un'altra, come vi dico sempre, non vi fossilizzate, rimanete così, cambiate, a voi la fantasia. È venuto fuori un piatto fantastico. Adesso ho messo i gambi,
l'aglio e incominciamo a mettere i moscardini, così. Mare, mare ragazzi, è mare questo, eh? Li faccio un po' rosolare e lui tira fuori un po' d'acquetta, vedete? Tolgo i gambidi di mentuccia, coccolateli, guardate che sono belli. Ci comincio a mettere dentro due patate, no? Così, due patatine, ecco qua. Poi cipolla rossa, dà un po' di dolcezza. Sottile sottile, così sparisce, così nessuno si lamenta, non ci sta quello che dice, ah, me la cipolla, no, per piacere, c'è dentro, già l'ho messa dentro, non potevo tornare indietro, magni zitto, che buona, ti fa bene, pulisce, lo sai che fa? La cipolla fa felice tutti quanti, tutto quanto il nostro intestino, la flora batterica, stanno tutti a fare l'applauso, ma la fanno quando vi ha la cipolla dentro, quando mangiamo la cipolla, vai. Si fa? Eh sì, un goccetto di oggi ci sta. Ma sai, andiamo incontro all'autunno, un vino rosso ci sta bene. Oggi beviamo un Cabernet Sauvignon. Vi piace la pronuncia? Come la dico? Fatta a Frascati però, quindi ai Castelli Romani. Questo è un amichetto mio, Stefano Imperatore. È uno che ci mette, ecco qua, sempre il cuore ci mette. Fa un vino fantastico, bravo. Ha iniziato a produrre il vino e gli viene pure bene, molto bene. E poi c'è una cantina bellissima, bellissima. Fa pure il vino dentro alle anfore, come li facevano i romani. Ah, bicchiere però sempre ghiacciato. Pure col vino rosso mi piace, perché la temperatura ancora non è proprio freddo freddo. Si sta bene a mezze maniche, quindi questo scontro tra il freddo e la temperatura ambiente del vino rosso mi piace. Poi perché vino rosso? Qualcuno subito comincia a storcere il naso. Perché c'è il pomodoro, come diceva un amico mio. Con le pietanze rosse ci va il rosso, con le pietanze bianche, cioè senza pomodoro, ci va il bianco. Ah, buono, buono. 13 gradi e mezzo, giusto. Qua stiamo a giocare, si sta attaccando a tutto, eh? Mi potete vedere il profumo. A questo punto io lo coloriamo, no? Quindi, pomodoro San Marzano, quello vero. Prendo proprio il pomodoro e lo schiaccio così, come dicono i romani, lo schiatto. Ecco. Bello. Ecco. Avete problemi di tosse? Respirate male? Un aerosol con questi. Mettete così, vi si apre tutto, vi si apre. Oggi Mariuccio non c'è, quindi oggi a go go peperoncino. A me camera woman ci piace piccante, eh? Vado così. Va benissimo, non picca tanto. Un pizzico di sale, così. Poi la mentuccia. Ragazzi, non potete capire. Non potete capire. Tanto poi la rifate a casa e lo capirete da soli. Poi chiudo, fuoco medio e gli diamo 10 minuti di cottura. Tra 10 minuti buttiamo la bia da dentro. Si sente il profumo? Hai visto i vicini? Mo scendono qua sul terrazzo, eh? Ogni tanto giratelo, eh? Ogni tanto giratelo, non l'abbandonate. Allora, ci vuole sempre amore, coccolate, coccolate quello che cucinate, sarà ancora più buono. A che punto stiamo? Vedete, il liquido c'è, non ho aggiunto nessuna acqua, niente, è proprio l'acqua che tira fuori il moscardino. Bieta. Oh, vedete, bietina, eh? No, quella roba con i costi è così grossa, quella serve per fare altri lavori. Taglio così, grossolanamente, ok? Così. Questo è il periodo giusto per comprare i polpi, i moscardini, perché ottobre, settembre, fine settembre, ottobre, inizio novembre si fa una grande pesca di questi molluschi. Vado, metto la bieta, adesso qui giro senza mettere il coperchio. Con una salsa così, qua che cosa ci vuole? Qua ci vuole una pasta che si aggrappa tutta sta roba e diventa un tutt'uno. Guardate che pasta ho scelto, guardate che treccioni che sono belli, ora vi faccio vedere, sono stupendi questi treccioni. Guardate che spettacolo, guardate che bella. Queste sono le tradizionali, eh? È ancora con essiccazione ancora più lenta. Butto dentro, questi ci vogliono 9 minuti di cottura. Levo l'aglio, eccolo qua, uno, bisogna trovare l'altro però. Mannaggia miseria.
Dove stai? Aglio, eccoti qua. E questo è il secondo. Assaggiamo un po' un moscardino. Mi sento un po' l'orsetto. Aspetta un po'. Dove volete stare? In Sardegna, in Puglia, in campagna, sulle coste, no? Ecco, è il mare in bocca. Che bontà. È una caramella. Guarda che spettacolo. Spengo tutto e aspetto la cottura della pasta. Nel frattempo divertitevi, non vi fermate, bevete, fate l'amore, pure se c'è un po' di 2 minuti, 3 minuti di tempo, fatelo, una pomiciatina, fate come volete voi. Oh, e i bucambini stanno a fiorire di nuovo, vedete qua, il tempo è pazzo. La pasta è pronta, vado, metto qui, riaccendo il fuoco sotto il sugo, ho la salsa. Ma adesso ragazzi, qua deve venire il matrimonio, qua se non sposiamo adesso, se non si sposano si accoppieranno, però qualcosa deve avvenire. Ma qua viene il bello, guardate che bella sta pasta, guarda, appena faccio una girata così già la pasta cambia, guardate come assorbe bene la salsa, guardate com'è porosa, com'è bella, mamma mia, buona, fa un po' sentire, oddio, mi scappa. Adesso senti il rumore, fa. Noi che facciamo? Gli diamo una bottarella così. Ecco, bella umida, lasciatela, vedete così. Spengo, spento, fuoco spento e adesso ragazzi, la nevicata a Roma, eccola qua. Ecco qui, pecorino romano a gogo, insomma, giusto, senza esagerare. Qua ci abbiamo tutto ragazzi, se qualcuno dice qualcosa. Piatto unico, perfetto, per l'alimentazione da sportivo, non sportivo, da sedentario, da tutti. Questo è adatto a tutti, bambini, piccoli, grandi. Guardate così, in questa maniera. Grossolano, così. Così, perfetto. Appena appena così. Ok. Poi 2 fiorellini di mentuccia, un goccio di olio, ci vuole sempre a crudo, mai male fa l'olio. Vai così, e adesso assaggio. Faccio così, io sono ingordo. Questa pasta poi è eccezionale. Vado così, guardate. Non c'è una cosa che nasce in Italia e non è buona. Ditemene una. La salute. Mi raccomando, iscrivetevi. Buono.